La liturgia della Chiesa dedica vari momenti del calendario liturgico al ricordo del principale simbolo del cristianesimo. Il 14 settembre, nelle chiese cristiane d'Occidente e d'Oriente, i cattolici celebrano l'esaltazione della Santa Croce. La festa fu istituita nel IV secolo, quando, secondo la tradizione, avvenne il ritrovamento della Croce di Cristo da parte della madre dell'imperatore Costantino, Sant'Elena, che fece costruire la Basilica del Santo Sepolcro. Al suo interno, sull'altare della Cappella Latina del Calvario, la celebrazione ha riunito i cattolici davanti al luogo che fa memoria della morte di Cristo. Ci troviamo davanti a Cristo che, morendo, ci dona la sua misericordia, versando sangue e acqua dal suo sacro cuore. L'esperienza della croce mi affascina e mi fa guardare questo Cristo che è tutto amore, tutto misericordia. Tutto amore e tutto misericordia. Il vicario della custodia di Terra Santa, che ha presieduto la celebrazione, ha spiegato che il mistero della croce racchiude insieme la sofferenza e la gloria. La nostra vita è piena di difficoltà, è piena di sofferenza, di dolore, che spesso non riusciamo a spiegarlo se non guardiamo la croce di Gesù. E poi però abbiamo bisogno di qualche cosa che ci permette di accendere la speranza della vittoria sulla sofferenza, sul male. Ed ecco, in aiuto ci viene la croce gloriosa di Gesù, che ci fa vedere in tutta la sua pienezza la vittoria del bene sul male, della vita sulla morte. Abbiamo appena partecipato alla Santa Messa, nella quale ho avuto modo di vedere persone di tutto il mondo, di diverse nazionalità, e ho pensato: la croce di Cristo ci riunisce qui davvero come un solo popolo, parte dello stesso corpo di Cristo. La celebrazione si è conclusa con una processione con la reliquia della vera croce di Cristo dal Calvario alla cappella dedicata all'incontro di Gesù con Maria Maddalena. Fare l'esperienza di questa celebrazione in questo luogo significa ricordare che la nostra fede è una fede viva e concreta. Non è semplicemente un fatto accaduto 2000 anni fa, ma è qualcosa che si rinnova nella nostra vita, oggi. E qui in Terra Santa, lì sul Calvario, celebrare l'esaltazione della Santa Croce è capire che Cristo ha vinto la morte per me e allo stesso tempo vince la morte in me. Anche per me è stata un'occasione per rinnovare la speranza, perché tante volte mi sento così impotente davanti alla sofferenza altrui. Qui ho potuto anche pregare e riscoprire che Cristo è vicino a noi. Lui conosce tutta la nostra sofferenza. Tutto il nostro soffrimento anche.